Romeni, problema numero 92, il circuito automobilistico di Daytona. Curve sopraelevate di 31 gradi, di raggio 300 metri. Prima domanda, la velocità delle macchine per non andare fuori strada in curva senza però sfruttare l'attrito con l'asfalto, ma sfruttando solo l'inclinazione di 31 gradi. In realtà le auto sfruttano anche l'attrito per mantenere velocità superiore a quella calcolata prima. Seconda domanda, calcolare la direzione della forza d'attrito. In realtà io risolvo il problema nel caso più generale. Qui abbiamo la situazione vista di profilo, questa è la curva sopraelevata, quindi un piano inclinato di 31 gradi. La macchina non va né su né giù, quindi rimane a questa altezza sul piano e questo è il raggio di curvatura, 300 metri, il centro di curvatura. Qui c'è lo stesso disegno, centro di curvatura e la macchina che percorre questo cerchio, questa circonferenza. Questo invece è il punto di vista dall'alto e la curva che percorre la macchina a velocità V. V è l'incognita da trovare. Siccome la macchina percorre una curva, è tenuta in traiettoria dalla forza centripeta, che agisce orizzontalmente verso il centro della traiettoria. Tuttavia questo problema si risolve più facilmente mettendoci dal punto di vista della macchina, cioè dentro la macchina. Sappiamo che è un sistema di riferimento non inerziale, perché è un sistema che sta curvando, quindi un sistema in rotazione, quello della macchina. Quindi nel sistema della macchina nasce una forza apparente, sappiamo che è la forza centrifuga, che ha la stessa espressione, si può dimostrare, della forza centripeta, cioè mv quadro su r. Infatti sarebbe massa per accelerazione centripeta, che è v quadro su r. Quindi forza centripeta e forza centrifuga hanno la stessa espressione, ma la forza centripeta la vediamo sia nel sistema inerziale, quello esterno, sia nel sistema di riferimento rotante, cioè nel sistema non inerziale della macchina. Invece la forza centrifuga è una forza apparente che appare solo nei sistemi di riferimento non inerziali, quindi la vediamo soltanto dal punto di vista interno della macchina. L'analisi di questo problema fatta dal punto di vista della macchina è più semplice perché la macchina si vede ferma, quindi non presenta nessuna accelerazione nel suo sistema di riferimento e quindi la forza totale su di lei è zero. Infatti se scriviamo la legge di Newton, forza totale uguale ma, non essendoci l'accelerazione, vuol dire che la forza totale sulla macchina è zero dal punto di vista del sistema non inerziale della macchina. Analizziamo quindi le forze che agiscono sulla macchina. Abbiamo detto c'è la forza centrifuga orizzontale verso destra, ma c'è anche la forza peso verso il basso e la forza d'attrito che agisce lungo il piano inclinato per impedire alla macchina di slittare. Infine c'è la forza vincolare che fa il piano per non farsi sfondare, cioè la strada. Da quanto detto finora sembrerebbe che la forza centripeta non è presente nel sistema di riferimento della macchina, mentre invece prima abbiamo detto che lo è, cioè la forza centripeta viene avvertita sia nel sistema esterno inerziale sia nel sistema interno non inerziale. La forza centripeta infatti c'è ed è data dalle varie componenti delle altre forze. Quindi ci pensano la forza peso, la forza d'attrito e la forza vincolare con le loro componenti a ricreare questa forza centripeta verso sinistra orizzontale disposta come in questo disegno, disposta anche qua identica. Analizziamo quindi le varie forze presenti e scomponiamole nelle componenti parallela al piano inclinato e perpendicolare. La forza centrifuga ha questa espressione, la componente parallela, essendo il cateto adiacente all'angolo alfa di 31 gradi, bisogna fare questa espressione per il coseno di alfa. Invece la componente perpendicolare, essendo il cateto opposto all'angolo, bisogna fare per seno di alfa. Qui invece abbiamo la forza peso, mg, che sappiamo si scompone nella componente perpendicolare mg cos alfa e la componente parallela mg sen alfa. Dunque finora abbiamo lungo la direzione parallela tre forze che sono questa componente, eccola, quest'altra componente del peso, eccola, e la forza d'attrito. Invece lungo la direzione perpendicolare pure abbiamo tre forze che sono la prima, questa componente della forza centrifuga, eccola qua, la componente della forza peso, eccola qua, e la forza vincolare, che è uguale alla somma delle due componenti che cercano di sfondare il piano, cioè la strada. Quindi la forza vincolare è la somma di queste due, come scritto qua. Torniamo alla legge di Newton, la forza totale è 0,
quindi è 0 sia in direzione parallela che in direzione perpendicolare. Che sia 0 in direzione parallela vuol dire che questa forza, la forza centrifuga parallela, equilibra queste altre due, cioè la forza peso parallela e la forza d'attrito. Il fatto che sia 0 la forza totale in direzione perpendicolare vuol dire che la forza vincolare equilibra queste altre due che abbiamo detto poco fa. Quindi la forza vincolare è la somma di queste due. Ora calcoliamo la forza d'attrito che ci servirà qui e che si calcola come al solito coefficiente d'attrito per la forza normale che schiaccia la macchina contro la strada. Questa forza normale è la somma di queste due, quindi è la forza vincolare, come scritto qua, quindi la somma di queste due forze che spingono in basso. Scriviamo le loro espressioni esplicite: la forza peso perpendicolare era mg coseno di alfa, la forza centrifuga perpendicolare era la forza centrifuga mv alla seconda su r per il seno di alfa, come avevamo ricavato prima quassù. Quindi, mettendo in evidenza la massa della macchina, abbiamo questa espressione per la forza d'attrito e l'andiamo a sostituire qua in questa equazione di Newton lungo la direzione parallela. Otteniamo quindi questa equazione. Infatti, la forza centrifuga parallela è questa espressione qui, l'avevamo ricavata prima, uguale la forza peso parallela più la forza d'attrito, questa è la forza peso parallela più questa è la forza d'attrito, cioè l'espressione che abbiamo appena ricavato. Questa è questa. La seconda equazione, questa qua, non la ricopio, forza vincolare uguale alla somma di queste due. L'incognita del nostro problema è la velocità della macchina, si trova nella prima equazione, in questo termine e in quest'altro. Però prima vediamo che la massa si semplifica, quindi non è importante la massa della macchina, cioè qualsiasi macchina, qualsiasi massa darebbe come risultato la stessa velocità massima, cioè la velocità massima che possono permettersi le macchine senza slittare in curva non dipende dalla massa della macchina, quindi è uguale per tutte le macchine, sia quelle leggere che quelle pesanti. Quindi dobbiamo ricavare questa velocità, portiamo questo termine a sinistra, cioè questo termine qua, e raccogliamo a fattor comune V alla seconda su R. Quindi rimane tra parentesi coseno di alfa meno il coefficiente d'attrito per seno di alfa, eccolo. Invece a destra dell'uguale rimangono questi due termini, dove raccogliamo la G. E quindi tra parentesi rimane sen alfa più kA coseno di alfa. A questo punto, con la formula inversa, ricaviamo V alla seconda, portando R di là e la parentesi di sotto a dividere. Inoltre, raccogliamo anche coseno di alfa sia in questa parentesi che in quest'altra, perciò in questa parentesi rimane seno su coseno, quindi la tangente, più kA, e il coseno l'abbiamo messo in evidenza fuori. Facciamo la stessa cosa in quest'altra parentesi, mettiamo in evidenza coseno di alfa, quindi rimane 1 meno kA e qui compare coseno di alfa al denominatore, quindi seno su coseno tangente di alfa. In questo modo non abbiamo più seno e coseno, ma abbiamo solo la tangente dell'angolo. E quindi, estraendo la radice quadrata, abbiamo velocità uguale gr e poi questa parentesi che contiene il coefficiente d'attrito e la tangente di alfa. Nella prima domanda il libro chiedeva se non ci fosse l'attrito, quale sarebbe la velocità massima che possono permettersi le macchine senza strisciare, senza slittare? Quindi poniamo il coefficiente d'attrito uguale a 0, spariscono questi due fattori, questi due termini, e rimane gr tangente di alfa. Andiamo a sostituire i valori gr, il raggio 300 metri, a tangente di alfa, otteniamo una velocità di 42 metri al secondo. Se moltiplichiamo per 3,6, la portiamo in chilometri orari, 151. Se invece ci mettiamo l'attrito e immaginiamo un coefficiente pari a 0,60, il libro non chiede calcoli numerici nella seconda domanda, ma soltanto di dire da che parte va l'attrito. Ma noi inventiamoci un valore numerico per il coefficiente d'attrito, 0,60, andiamo a sostituire i valori in questa formula qua per calcolarci la nuova velocità, tenendo conto che c'è anche l'attrito, e otteniamo una velocità più alta di prima, 74,3 metri al secondo, che corrisponde a 267 km/h. Quindi, sfruttando l'attrito, per esempio 0,60 di coefficiente, abbiamo una velocità maggiore che possono tenere le macchine in curva rispetto a prima senza slittare.
Riepilogando, la cosa più importante di questo problema è averlo risolto dal punto di vista del sistema di riferimento non inerziale, cioè ci siamo messi a guardare da dentro la macchina invece che da fuori dalla strada. Questo perché la macchina si vede ferma, quindi non c'è forza totale sulla macchina, cioè tutte le forze si annullano. Attenzione però che, a differenza del punto di vista esterno della strada, se noi guardiamo da dentro la macchina compare anche la forza centrifuga, questa forza orizzontale che va verso destra, che butta fuori la macchina rispetto al centro, centrifuga, quindi la butta verso l'esterno della traiettoria e ha questa espressione qua.